Così come anticipato, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello. Barbara D'Urso approfitta del nuovo appuntamento con Live Non è la D'Urso per invitarli in studio dopo un'esilarante scena che li vede a confronto nella ben nota ascensore del suo show in prima serata. Tornati in studio, Barbara D'Urso li saluta, reduce dalle tante risate per la scena di pochi minuti prima, e svela: c'è un motivo per il quale loro due sono qui. Loro sono per annunciarvi che Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio saranno gli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello. Ricordiamo infatti che presto la D'Urso darà inizio al Grande Fratello 16 e i nomi dei due opinionisti da lei scelti sembra siano davvero apprezzati dal pubblico a casa. A Gigi. Diana Montesano, annuncio misterioso di Malgioglio e Zanicchi. Finora Barbara D'Urso ci ha regalato grandi emozioni e polemiche a Live Non è la D'Urso, ma quella di questa sera potrebbe essere una puntata ancor più scoppiettante. La conduttrice ha anticipato per questa sera la presenza di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che hanno però già presenziato nel suo nuovo show in prima serata. Tuttavia, ad incuriosire è il fatto che i due saranno protagonisti di un annuncio molto importante, ma quale, visto l'avvicinarsi dell'inizio della nuova edizione del Grande Fratello NIP, che vede in TV già il promo con Barbara D'Urso che torna alla conduzione. La conduttrice potrebbe aver deciso di approfittare di Live per annunciare gli opinionisti del reality, che potrebbero proprio essere Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Malgioglio e Zanicchi al Grande Fratello 16, d'altronde, Cristiano Malgioglio è ormai presenza fissa e amata del Grande Fratello. La novità sarebbe quindi accompagnarlo ad un'altra personalità forte e divertente come Iva Zanicchi. Intanto continuano le indiscrezioni sul cast di questa nuova edizione della versione NIP del Grande Fratello. I primi quattro nomi dati per certi da Dagospia sono Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi e spesso ospite a Domenica Live per parlare del loro pessimo rapporto, Fabrizia De André, nipote di Fabrizio, Cristian Imparato, ex bambino prodigio di Io Canto e infine la modella Mila Suarez, nota per la conflittuale storia avuta con l'ormai ex Alex Belli. Non ci resta che scoprire se questo clamoroso annuncio riguarderà proprio il reality. Diritti d'autore, riproduzione riservata.